Salve a tutti. È un sacco di tempo che non sforno più video di Griffin, ma ora vi garantisco che mi farò perdonare. Questa è stata una griffata unica nel suo genere, in un server protetto fino al midollo con World Guard e Logblock. Come ho fatto a divertirmi con loro, mi chiedete? Semplice. È bastato farmi promuovere a cittadino comprando un lotto coi soldi finti del loro server e automaticamente ho avuto i permessi per fare il cazzo che volevo in tutta la città. Una vera fortuna. Non ho dovuto nemmeno farmi promuovere OP. Il piano è stato questo. Per non dare nell'occhio circa 2 settimane prima di fare il macello, mi sono fatto in un lotto libero di una giungla sperduta una piccola base operativa in cui farmi un po' di cibo e, coi semi comprati ai loro shop, coltivare qualche merdata per giustificare poi la creazione di un negozio nella cittadina da attaccare. Negozi da cui ho anche ottenuto ferro e altre materie prime come il ghiaccio che mi saranno poi molto utili. Ho tenuto il negozio, avevo ora campo libero per iniziare a piantargli casino, ma avevo ancora il problema di non far capire a Logblock che i danni li stavo facendo io. Per evitare questo, in una città grande come questa e sorvegliatissima nel dopocena, non dovevo ovviamente farmi vedere, ma dovevo anche evitare che gli altri utenti vedessero subito i miei danni. Considerando che solo l'acqua era abilitata, ho quindi pensato di comprare del ghiaccio per vedere se Logblock segnalava comunque come mie le sorgenti prodotte alla sua rottura. In teoria, l'acqua generata dalla rottura del ghiaccio non dovrebbe avere un utente come creatore perché si crea dopo la rottura del blocco fatta da me col piccone, speriamo funzioni. Ho anche preso delle zucche per tentare un flood di neve con gli Snow Golem nelle altre zone protette del server. Anche questo attacco, se funziona, dovrebbe essere non tracciabile da Logblock, in quanto la neve non è creata da me ma dai golem. Scusate se il motion blur dà un po' fastidio, ma non sono riuscito a disabilitarlo, in quanto questa è la versione beta della mod Shaders per Minecraft 1.3.2. Scusate anche per la barra del desktop nel video, ma è stato un mio errore di settaggio del sistema. Se non altro guardando l'orologio potrete rendervi conto alla fine di quanto è durata la griffata e di quanto gli admin di questo server siano stati buoni con me. Attendete il finale per questo, non vi anticipo nulla. Se vi state chiedendo perché mi sto teletrasportando continuamente fra la città e la mia base coi comandi e perché sto allagando solo gli interni, tenete presente che questo server ha online ora una ventina di persone e il sindaco di questa città è qui in giro. Non sapendo se il ghiaccio funziona contro Logblock, non voglio rischiare di farmi beccare subito. E dato che io domani mattina lavoro, non posso stare sveglio fino alle 5 e aspettare che se ne vadano tutti a nanna. E poi, come già detto varie volte, è molto meglio vederli cristonare in diretta gli admin in chat che sognarseli la notte. Le griffate a server vuoto lasciamole ai nabbi. Tempo di finire di allagare anche questo shop e vi mostro un'altra chicca di questo server. La gestione della whitelist. La vedete questa pagina? Questa, che ci crediate o no, è la whitelist di Age of Miners. In pratica un invito del tipo: entra e spacca tutto. Di chi siete o cosa fate non ce ne fotte un cazzo. E tutto questo ovviamente solo per sembrare simpatici, ma vi dico subito che non lo siete. Per chi non l'avesse capito, per avere il permesso di entrare nel server basta compilare questo inutile form e si è dentro automaticamente. Form che può essere compilato anche immettendo una mail falsa e scrivendo una qualunque cazzata come motivazione, basta essere premium. In questa pagina, per chi volesse c'è anche l'IP del server. Siete tutti invitati ovviamente con le griffers. Comunque complimenti per il sistema di filtraggio, avete battuto persino allo dark di sphx.it, che almeno non poteva sapere chi ero visto che era una delle mie prime griffate quella e non avevo su YouTube 2 video con migliaia di visualizzazioni l'uno su come griffare le zone protette. Ora scoprirete, vostro malgrado, che l'account premium e bookit sono inutili se non usate il cervello. Per non parlare poi del logo del server. L'avete notato? Si passa dalla scimmia, all'Homo sapiens e poi a un tizio cubettoso con un piccone in mano, espressione di qualcosa che trasmette inutilità assoluta e che preferisco non addentrarmi a descrivere. Come di consueto, ora un po' di musica. Vai DJ.
Per concludere in bellezza, diamo una lavata anche allo Spad. Aspetto solo che Squirtador si svegli e venga qui per vedere la sua reazione. Ho praticamente allagato tutti gli edifici accessibili dalle porte non protette con locchette della città e abbastanza piccoli da essere bagnati con pochi blocchi di ghiaccio. Non ho toccato gli edifici con le porte protette, perché avrei dovuto spaccare dei blocchi o la porta per entrarci, facendomi notare di sicuro da Logblock. Per ora continuerò a rimanere nascosto, il fatto che il mod prima abbia detto a uno dei suoi che è stato griffato da un certo 1871 fa ben sperare. Non mi sembra ci siano utenti online con quel nome, quindi in realtà potrebbe essere solo un codice di errore di Logblock riferito ai blocchi di ghiaccio rotti. Per proseguire proverò ad occuparmi di queste domus romane usando gli Snod Golem. Maledizione. Gli Snod Golem non lasciano la traccia di neve. Flood fallito. Deve essere una qualche nuova protezione questa, poco male. È arrivato il momento di uscire allo scoperto ad Empire City. Mano ai secchi d'acqua. Ormai un po' di danno è fatto, si può solo migliorare. Quindi perché non rischiare? Ora sto cercando, lag permettendo, di raggiungere il tetto dello Spad. Lo Spad è uno degli edifici più alti della città. Arriva fin sopra le nuvole e la cima si vedeva bene dal primo shop che ho griffato. Essendo fatta a punta è perfetta per un bel flood. Salvo appena in tempo, dannato lag. Torniamo in città a goderci lo spettacolo, che cazzo è successo? Perché l'acqua non scende? Non mi dire che i cubi in alto sono troppo lontani per essere caricati. Vero che è così? Dannato Jeb. Sia te che noto che avete scritto il codice di Minecraft col culo. Correggete sti cazzo di bug invece di introdurre cagate come i vasi di terracotta e le carote guida maiali. Scusate il francesismo ma ci stava. E, anche tu, dannato Codidar, come cazzo ti è venuto in mente di abilitare il motion blur di default nella mod Shaders e a non distribuire un modo funzionante per disabilitarlo? Anche pastrocchiando nel solito fallo di configurazione con questa beta non si disabilita. Io già a giocare avrò vomitato 5 volte. Spero almeno che i miei utenti stiano ancora bene. Poi vorrei anche sapere che cavolo c'è di realistico in questa feature. Non è che ogni volta che giro la testa i miei occhi si incrociano. Si incrociano solo ai tamari drogati del cazzo che giocano a Need for Speed. Lasciamo perdere va, tempo sprecato. Se non altro la prossima versione della mod Shaders sarà compatibile con l'altra mod che avrà i riflessi sull'acqua, non vedo l'ora. No. Che bel campo di grano. Sarò passato davanti a questa casa prima di questa griffata decine di volte, e ho sempre sognato il momento in cui avrei fatto incetta di pane. Bene, questo momento è arrivato. Apriamo le fauci e trasformiamo il seminterrato di questa casa in una piscina. We'll be right back.
come Basquartador. C'era un po' di umidità allo spam, vero? Non hai ancora capito che il casino te l'avevo fatto io? Dai, ora basta dormire. Prima che tu ti accorga dell'arresto voglio vedere se ti accorgi di me almeno quando ti rompo il ghiaccio alle spalle. Guarda come te la faccio facile. Niente da fare, riproviamo. Guardiamoci un po' intorno e rompiamo altro ghiaccio. Ops. Squartador mi ha beccato e ha chiesto la mia testa. Ban garantito. Eccolo. Guarda l'oruliento che mi cercava. Questa è la prova che il ghiaccio contro l'Ogablock funziona. Ora confessiamo e prepariamoci al divertimento. E sì, ho rotto il ghiaccio. Ogni tanto ci vuole per ravvivare un po' la vita in questo server. Non credi, Squartador? Ora chiediamogli di controllare i log personali di Logblock, appena metteranno il mio nickname come input al programma ci divertiremo. Ora mi beccheranno di sicuro, gli basterà vedere le mie azioni per vedere che ho rotto io gli altri blocchi di ghiaccio. Il ghiaccio in teoria è immune al log block solo quando una domain usa come riferimento per ottenere log le sorgenti d'acqua che genera, ma se guarda il singolo nickname non c'è trippa per gatti. Ecco il risultato di Logblock. Ora mi aspetto il ban. Su, muoviti che mi annoio. Squartador insiste. E intanto è arrivato anche un altro owner. Dai, non è difficile. Intanto gli faccio presente di controllare bene perché, oltre al ghiaccio, c'è anche molta acqua da bere. Un griff con ghiaccio, da buttare giù tutto d'un colpo. No, qua nessuno fa niente. Visto tutto questo effetto nei miei confronti ho provato ancora a piantare casino ad Empire City, ma Squartador mi ha bannato dalla città. Ora tenete d'occhio l'orologio in basso, vi avevo anticipato un finale epico e questo lo sarà. Guardate l'orario d'inizio del griff, quello in cui mi hanno beccato è l'orario del ban. Per proseguire questa griffata ora c'è un solo modo. Le tecniche anti-bootkit. Per farle però mi serve un pistone, e per craftare un pistone mi serve ferro. Non ho più soldi e i forzieri sono protetti, quindi devo cercarlo in miniera. Intanto il povero Squartador continua a chiamare Ruliento nel tentativo di farmi bannare. Ma lui è troppo impegnato a vantarsi di essere co-owner ad allocare lotti, quindi non lo caga. Poveretto, fa quasi pena. Nessuno dei due owner online lo caga. Un forziere. Bingo. Ferro trovato. Ora torniamo alla base e craftiamo il pistone. Squartador è disperato. Mentre io cerco inutilmente di craftare il pistone con la pietra invece che col pietrisco, ecco che il nostro amico sclera. Ti conviene che il tuo owner si muova, perché non ho ancora finito. Ora sempre lui chiede aiuto all'altro owner. Oddio, sto morendo. Gli ha risposto, probabilmente in privato, di no. Non ci credo. Questo server è il paradiso dei griffer. Siete tutti invitati a visitarlo, e ditegli che vi mando io. Odio, gli chiede se mi ha mandato via dalla città. Ma che cazzo aspetti a bannarmi? No dai. Il mod non vuole aiutare il povero Squartador. Questa discussione è infantile, sui testuali parole. Mai vista una cosa simile. Pensavo che nella missione 5, quando la domin mi ha chiesto di filmare il suo server, i costruttori avevano toccato il fondo, ma ho scoperto che si può ancora scavare. Intanto la vittima della situazione passa agli insulti, semplicemente epico. E il bello è che stanno facendo tutto loro, tra l'altro, se avete letto si deduce pure che c'è una disputa se bannarmi o meno. Ma in che cazzo di posto sono? Ora è arrivato il momento di usare le anti-bootkit. Cosa? Ma stiamo scherzando? Oddio, sto morendo per terra dalle risate. Ma questi da dove sono usciti? Cosa cazzo vuoi che me ne fotta di quattro verruche del Nether se vengo bannato? Ruliento mi chiama. Dai, non rompere, che devo ancora finire di griffare. Epico nell'epico. Questa griffata passerà alla storia. Ormai non commento più, guardo solo il tempo che passa. Finalmente. Festa grande.
Tra un litigio e l'altro, è passata quasi mezz'ora da quando mi hanno beccato a ora. A questo punto mi rimane una sola cosa da fare. Eccoci nel loro forum. Con un nome falso, gli ho promesso un video del loro server e un video del loro server avranno. Al posto ho annesso, ovviamente, i ringraziamenti alle due persone che mi hanno fatto più divertire. Voi rimarrete sempre nella mia testa, ragazzi, e spero che la mia pubblicità vi piaccia. Arrivederci alla prossima.